Ciao a tutti, bentornati ad Endpaint, buon fine settimana che comincia praticamente questa sera. Vi ricordiamo che potete seguirci su Per Sempre News e Per Sempre Napoli. Partiamo subito dal basket giocato. Eurolega, tutto facile per l'Olimpia Milano che arriva anche a 20 punti di vantaggio, ma si impone al 40esimo per 89 a 78 al Forum sul Baskonia, una delle grandi spagnole in crisi insieme a Malaga. Doppia doppia per Nicolò Melli, 13 punti e 11 rimbalzi, sugli scudi anche Hall e Chacho Rodriguez, 15 e 14 punti rispettivamente, che completano una prestazione offensiva convincente dal punto di vista collettivo. Male invece per il Baskonia l'azzurro Fontecchio, solamente 5 punti per la stella della nazionale, con 1 su 6 dal campo. Andiamo a parlare invece di Eurocup, il day after. Una Virtus poco lucida, una Reyer che manda segnali. Le Vunere crollano nel finale dopo aver messo le mani sulla partita. Lo fanno, sì, vero, per quell'antisportivo di Samson, ma soprattutto perché poi, nel momento decisivo, errano ben sei attacchi consecutivi, lasciando a Valencia la possibilità di prendersi la partita quando era ancora punto a punto. È finito 83 a 77, ma i rimpianti per la partita riguardano anche forse l'assegnazione delle responsabilità. Conveniva darle ad un Bellinelli che era appena rientrato dal Covid? Tutto da vedere. In campo c'era anche Wims, che forse in quel momento sarebbe stato il giocatore più adatto a risolvere la partita, come ha fatto in tante altre occasioni in cui le Vunere sono uscite vincenti. Il problema è che questa non deve essere la foto di quella che è la Virtus. Il progetto di Scariolo va valutato su tante altre cose, su tante altre variabili, su tanti altri fattori, anche fuori dal parquet. Il progetto di Scariolo non può essere valutato su una partita e non può essere valutato nemmeno su una sola stagione, perché l'allenatore che ha vinto l'NBA da assistant coach con i Toronto Raptors è arrivato a Bologna per cercare di creare una struttura, per trasformare un successo trovato come lo scudetto dello scorso anno in una serie di successi voluti, programmati. E questo non è un cambio che avviene dall'oggi al domani. Basterebbe vedere quanto ci ha messo l'Olimpia Milano per passare dall'essere il semplice giochino di Armani a diventare una vera e propria organizzazione d'élite. In casa Reyer, diciamo che due indizi non bastano per fare una prova. Si potrebbe ridere dicendo che la Reyer è la bestia nera delle bestie nere della Virtus. Però la gara di Podgorica dice tante cose importanti. Mancava Mazzola, che è un giocatore importantissimo per De Raffaele, ma c'è stato uno Austin Day che segna col 100% dal campo. Uno Austin Day che sta provando a rientrare in questi oro granata. Un Jordan Theodore che è diventato subito leader, che prende la parola nei timeout oltre a De Raffaele. Un Ekodas che è in netta ripresa. E Venezia vince una partita in cui non c'è Mitchell Wood a fare il Superman della storia, non c'è il Tonut MVP. Tonut segna solo 6 punti nella serata di Podgorica, non c'è un Vitali livello nazionale, solo 5 punti per lui. Eppure Venezia domina, vede i fantasmi nel terzo quarto quando il Buducnost rientra almeno 20, anzi almeno 22, ma stavolta li supera. Non è come la sfida all'andata con Ulm, non è come la sfida con il Bursaspor. Venezia tiene dal punto di vista mentale ed inanella la seconda vittoria importantissima. Non c'è stato il campionato rinviato alla partita con Napoli, ma le due partite di Eurocup contro Ulm, che era la squadra del momento, e contro il Buducnost, che è una squadra che forse può sembrare in difficoltà, ma che resta una delle migliori espressioni della Lega Adriatica, danno tanta fiducia a coach De Raffaele che potrebbe aver trovato la quadra. Chi lo sa? Saremo a vedere. Andiamo invece nella seconda Coppa FIBA, perché in FIBA Europe Cup Reggio Emilia gioca il recupero della partita contro i tedeschi del Crailsheim Merlins, squadra di culto in cui ci sono stati tanti ex italiani, cioè tanti italiani attuali, diciamo, da Wizzy Russell, che è attualmente a Treviso, a Jamoni McNeese, che attualmente milita nella Vanoli Cremona. Palla 2 alle 20:30 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove, come sempre, la Reggiana disputa le proprie partite in casa in attesa della ristrutturazione completata del Palabigi. I biancorossi sono però reduci dal pesantissimo meno 42 di Anversa,
Tuttavia, vincere contro i Marlins potrebbe significare davvero un piede e mezzo alla fase successiva. Torniamo a casa nostra, andiamo a parlare di LBA. Le notizie delle ultime 24 ore: Varese prende Thomas Waldenseer, l'italiano di origine eritrea. Allunga le rotazioni di coach Roy Jackers. Nella prima parte di stagione, l'azzurro, che è reduce anche da un periodo passato in NCAA, ha militato a Chieti in Serie A2. Andiamo a casa Pesaro: Gora Camrà out per problemi di circolazione sanguigna periferica. Il giocatore è sottoposto attualmente a terapia e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Da tutti noi di Per Sempre News e Per Sempre Napoli, gli auguri al ragazzo che è in prestito a Pesaro, di proprietà della Virtus, di tornare bene e tornare presto. Andiamo avanti sempre con le notizie dell'LBA. Treviso, Mick Hurkatam out 8-10 settimane. L'estone che si era appena aggregato alla formazione di coach Menetti ha riportato un infortunio pesante nell'ultima partita di campionato. I tempi di recupero ci proiettano praticamente al weekend di Pasqua, a regular season praticamente finita. Tuttavia, la dirigenza trevigiana ha annunciato che il giocatore non sarà sostituito con un altro innesto. In casa Brindisi, invece, infortunio alla caviglia, distorsione per Visconti. Il giocatore salterà la gara contro la Fortitudo Bologna. Dovrebbe rientrare però in tempo per disputare le Final Eight contro l'altra bolognese, la Virtus. Sul co caso Covid è ufficiale il rinvio di Dinamo Sassari Virtus Bologna. E ancora in bilico Vanoli Cremona, Jeri Napoli. La Napoli aveva 7 positivi al Covid nella giornata di mercoledì, annunciati con un comunicato in cui si aggiungevano 4 positività e si sottraevano 2 giocatori che si erano negativizzati. La questione è ancora al vaglio della Lega Basket, che non ha espresso un comunicato su se o meno si giocherà la sfida al Palaradi. Le Final Eight, chiudiamo con questo. Saranno ancora al 35% di capienza. Il 60% approvato dalla Commissione Affari Costituzionali andrà in vigore dal 1 marzo, anche se si parla di un possibile anticipo al 22 febbraio. Tuttavia, come da date, visto che si disputerà dal 16 al 20, la Coppa Italia non sarà inclusa in questo aumento. Parliamone. Ha senso? Probabilmente no. Ci sarebbe da chiedere al CTS che cosa ne pensa di queste misure. Ci sarebbe da chiedere se il CTS ha permesso ad altri eventi che tutti conosciamo il 100% o ha dovuto piegare la propria posizione ad altri interessi. Sta di fatto che ancora una volta lo sport si vede che, e non dico neanche che non sia calcio, perché anche il calcio subisce delle limitazioni nonostante gli stadi siano all'aperto. Lo sport viene bistrattato, viene dimenticato. Sembra quasi che la scienza venga applicata a seconda delle convenienze. La domanda è: chi tra quelli che hanno approvato determinate politiche pubbliche risarcirà le società dei mancati incassi? Ai posteri della tua sentenza, direbbe Manzoni. Purtroppo, però, le conseguenze si pagano adesso. Il programma invece della giornata numero 20 del nostro campionato comincia il sabato alle ore 20 con la Germania Brescia in fiducia dopo 7 vittorie consecutive. Cerca l'ottavo sigillo contro l'Allianz Pallacanestro Trieste alla Pallaleonessa A2A. Arbitri Paternicò, Bettini e Balzani. Diretta su Eurosport 2 e Discovery Plus per abbonati. Sfida invece interessante quella del Palenergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. La Bertram Tortona affronta la Dolomiti Energia Trentino. Tortona che viene da 2 sconfitte nelle ultime 2 gare. Dolomiti Energia Trentino che viene invece dalla sconfitta contro Milano e da quella anche in casa contro Boulogne in Eurocup, ma che sembra aver ritrovato Jordan Caroline. Arbitri Rossi, Borgioni e Pierantozzi si giocherà sabato alle 20:30 diretta a Discovery Plus. Andiamo invece a domenica, in attesa di sapere se si giocherà o meno, alle 17 dovrebbe essere la volta
di Vanoli, Cremona, Gevi, Napoli, Basket. Napoli, come detto, ha attualmente 7 positivi in attesa dei risultati dei tamponi che sono stati effettuati questa mattina, il giro dei tamponi del venerdì, e di comunicazioni da parte della Lega Serie A, di cui gli daremo aggiornamento qualora arriveranno. La sfida che si dovrebbe giocare al Paradisarena è in programma alle ore 17 di domenica, arbitri Sain, Quarta e Brindisi, diretta Discovery Plus per abbonati. L'Armani Exchange Milano, invece, dopo la bella vittoria contro il Baskonia, scenderà in campo alle 17:30 di domenica al Mediolanum Forum d'Assago contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che l'aveva sorpresa all'andata alla Vitrifrigo Arena. Arbitri Martolini per Ciavalle d'Ori. Si giocherà in diretta su Eurosport e Discovery Plus. Alle 18:30 invece sarà la volta di Fortitudo, Gili Bologna e Picasa Brindisi. Arbitri Attard, Bartoli, Galasso. Al Paladozza si giocherà, comincerà la partita a palla 2. Alle 18:30 diretta Discovery Plus. Umana Reyer Venezia invece che attende al Taliercio sempre alle 18:30, sempre in diretta Discovery Plus. L'Open Job Metis Varese, che all'andata, giocata poche settimane fa, visto il calendario asimmetrico, aveva sorpreso gli Oro Granata a Masnago. Era la prima partita di coach Roy Hackers, anche se non era fisicamente in panchina. Gara in programma domenica alle 19, diretta di Discovery Plus, arbitri Loguzzo, Baldini, Vita. Chiudiamo invece con la sfida tra le grandi deluse europee. Salvo che Reggio Emilia riesca a riscattarsi, perché all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno i biancorossi affronteranno la Nutribullet Treviso. La sfida dei quarantelli subiti, visto il meno 42 della Reggiana e il meno 41 incassato tra l'altro in casa dalla Nutribullet Treviso. Treviso che dovrebbe però recuperare Henry Sims, finalmente ristabilitosi dal Covid dopo un periplo, un calvario che ha colpito il centro statunitense, ex tra l'altro della partita. Arbitri Lanzarino vicino Catani, la gara palla 2 vedrà la sua palla 2 alle 20:45 in diretta su Discovery Plus, ma anche in chiaro su Rai Sport HD. Come detto, l'ultima gara che si sarebbe dovuta giocare non verrà disputata, è stata rinviata data da destinarsi, è quella del Palasera di Mini di Sassari tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna. La gara, come detto, è stata rinviata per il cluster di Covid-19 in corso attualmente nella formazione isolana. Andiamo invece in NBA, i risultati delle 7 partite giocate stanotte. Memphis Grizzlies vincenti a Detroit 135 a 107 con 23 punti di Ja Morant. Per i Pistons ce ne sono 20 di Jerami Grant, uno di quelli più chiacchierati nelle discussioni prima della trade deadline, ma che alla fine è rimasto nella città dei motori. Washington Wizards invece vincenti in casa alla prima con una squadra totalmente rivoluzionata, 113 a 112 sui Brooklyn Nets che arrivano alla decima sconfitta consecutiva. 21 punti, top scorer Neto Rausigno, il brasiliano, ma c'è anche la tripla doppia di Kyle Kuzma, 15 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Top scorer invece per i Nets, Kyrie Irving con 31 punti a segno. New Orleans Pelicans invece sconfitti dai Miami Heat nella prima di CJ McCollum tra i Pellicani, 97-112 il finale, non bastano i 17 punti di Alvarado, Miami risponde con un grandissimo Bam Adebayo da 29 punti, 10 rimbalzi, il solito Jimmy Butler 29 punti per lui e la tripla doppia di Kyle Lowry, 14 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist per l'ex Toronto Raptors. Houston Rockets invece sconfitti proprio dai Toronto Raptors 120 a 139. Kevin Porter Jr. 30 punti, non basta ai Rockets per trovare una delle rare vittorie di questa stagione. Trent Jr. invece per i Raptors è decisivo con i suoi 42 punti a segno. E invece la serata di Luka Doncic, 51 punti nella vittoria dei Dallas Mavericks per 112 a 105 sui Los Angeles Clippers, tra i quali il migliore realizzatore è Marcus Morris Senior con 21 punti. Nella Big Match, riedizione della finale dello scorso anno, la vendetta, la rivincita dei Phoenix Suns 131-107, 27 punti con poster incluso a Giannis Antetokounmpo per DeAndre Ayton. Chris Paul però ha
ancora una volta sublime, 19 gli assist distribuiti dal play con il numero 3. Middleton invece migliore per i Bucks con 21 punti. Chiudiamo invece con la sorpresa di giornata, i New York Knicks sbancano il parquet dei Golden State Warriors 116 a 114. Non bastano ai Warriors 35 punti e 10 assist di Steph Curry per gli arancioblu, il migliore è Julius Randle con 28 punti e 16 rimbalzi. Andiamo a vedere le classifiche. Partiamo però dalle migliori strisce, una migliore striscia positiva e la peggior striscia negativa in corso, perché i migliori in questo momento sono i Toronto Raptors, 8 vittorie consecutive, mentre la striscia negativa colpisce ancora i Brooklyn Nets, 10, arrivati a 10 sconfitte in fila e ancora, come si dice, uncounted. In classifica ad est comandano i Miami Heat 36-20, 64,3% di vittorie. Secondo posto per i Chicago Bulls, Taxi, Cleveland Cavaliers. Chiudono la zona playoff sicuri Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. In zona play-in Boston Celtics, settimi con 31 vittorie e 25 sconfitte, 55,4% di win rate. Brooklyn Nets, ottavi, Charlotte Hornets, noni, chiudono la zona play-in. Gli Atlanta Hawks, fuori dalla postseason, in questo momento ci sono Washington Wizards 25-29 e a seguire New York Knicks, Indiana Pacers, Orlando Magic e Detroit Pistons, con il peggior record della Lega, 21,8%, 12 vittorie, 43 sconfitte. Ad ovest invece comandano i Phoenix Suns che sono al quarto successo consecutivo, 45-10 il record. Si fermano i Golden State Warriors che restano però secondi, 41-15, terzi i Memphis Grizzlies, Utah Jazz quarti, Dallas Mavericks quinti, chiudono la zona playoff sicuri i Denver Nuggets. In zona play-in invece troviamo Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. Fuori dalla zona post-season, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e ultimi, gli Houston Rockets. È arrivata la trade deadline ed è arrivato lo scambio dell'anno. James Harden vola a Filadelfia, mentre Ben Simmons prende il volo che fa il tragitto al contrario, arrivando a Brooklyn. Lo scambio nel dettaglio: Philadelphia riceve James Harden e Paul Millsap in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte al primo giro. Harden, tra l'altro, ha dichiarato che eserciterà la player option e quindi sarà un 76er anche il prossimo anno, risolvendo così il tema che aveva preoccupato i Brooklyn Nets, visto che il giocatore, la barba più famosa dell'NBA, era intenzionato a non esercitarla alla fine di quest'anno se non fosse stato scambiato. Altri affari importanti conclusi. Cambia maglia Dennis Schröder, che passa dai Boston Celtics agli Houston Rockets. Nello scambio entrano anche Enes Kanter-Freedom, che è arrivato a Houston ma poi è stato tagliato, quindi resta sul mercato. Bruno Fernando fa il tragitto contrario rispetto a Dennis Schröder e così anche Theis, che cambia maglia proprio nello scambio da Houston, va a Boston. Altra trade importante è quella che porta Kristaps Porzingis dai Dallas Mavericks ai Washington Wizards. Nello scambio entrano anche Davis Bertans, che fa il tragitto al contrario, così come Spencer Dinwiddie. Ancora affari conclusi: Montrezl Harrell cambia maglia da Washington, va agli Charlotte Hornets. Kobe White invece da San Antonio va a Boston. Altre operazioni di rilievo: Joe Ingles lascia dopo tanto tempo gli Utah Jazz per andare Portland Trail Blazers. Cambia maglia anche Serge Ibaka, che dai Clippers va ai Milwaukee Bucks a rinforzarne il reparto lunghi. Anche Marvin Bagley, una delle scelte importanti di Sacramento al draft, va via e va a rimpolpare il roster dei Detroit Pistons. Goran Dragic, infine, poi da Toronto a San Antonio. Dante Di Vincenzo, l'italo-americano, da Milwaukee va a Sacramento. Chiudiamo con Thomas Satoranski, che dai Portland Trail Blazers va ai San Antonio Spurs. Vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento a lunedì e, nel caso, con l'aggiornamento improvviso dovesse arrivare,
sulle decisioni della Liga in merito alla partita fra Vanoli Cremona e Gievi Napoli. Ciao a tutti, Wilson the Paint.